È libera, è bella, è brava ed è tosta. Come lei non c'è nessuno, è tornata in campo dopo un'insidiosa malattia, con diritto di determinazione. Tra poco è il suo compleanno. Buongiorno Ferrari. Buongiorno Tiberio. Parliamo a campione di cuore di Paola Cardullo, pallavolista, libero della LJ Modena. Hai detto bene, niente meno che campionessa del mondo. È una tosta, insomma. Mica poco, eh. E come tutte le ragazze, ha iniziato da piccolissima ad essere appassionata di pallavolo, come? Guardando i cartoni di Mila e Shiro, eh? Perché se avesse guardato Lupin sarebbe diventato... No, te lo dico perché tutte quelle che ho intervistato che giocano a pallavolo si sono appassionate fin da piccole guardando questo cartone. Poi, ovviamente, oltre che il cartone, si è anche allenata ed è andata, pensa, addirittura in provincia di Novara, un'ora di distanza da dove abitava, tutti i giorni a fare l'allenamento. I genitori hanno creduto in lei e l'hanno accompagnata, aspettata e riaccompagnata a casa tutti i giorni, per cui hanno avuto una costanza e una fiducia in lei, come anche l'allenatore che ha visto le sue potenzialità. Solamente che all'epoca era un gioco, quindi magari si divertiva molto di più, perché quando poi diventa un mestiere... Eh sì, c'è meno divertimento, è vero. E nel giro di pochissimo tempo lei si è catapultata dal chiedere autografi ai suoi miti, come la Piccinini, la Cacciatore, a giocare con loro in nazionale, perché veramente ha avuto un'escalation incredibile, ha vinto tutte le cose più impensabili, da riconoscimenti nazionali e internazionali, a livello mondiale, due Olimpiadi. Con proprio... la nazionale. Sì, sì, oh, sì, sì, sì. Quasi due anni fa aveva qualche sofferenza alla caviglia destra, poi dopo esami molto accurati e approfonditi hanno scoperto addirittura una necrosi all'osso della caviglia. Hai detto bene, ed è stato veramente spaventoso per lei, perché rischiava di non poter più giocare, quasi nemmeno di poter camminare, e invece con la costanza e determinazione e le cure giuste è riuscita a guarire, ma ce lo racconta nella clip che vedremo tra poco. Sono andata a intervistarla, come sempre, con il Fido Nisini, che al secolo si chiama Riccardo e fa il regista e fa una regia meravigliosa. Vai. Siamo qui a Modena, nel palazzetto dello sport, che è il tempio della pallavolo. Tu sei qui non da tantissimo tempo, neanche un anno. Come ti trovi? Ma mi sto trovando veramente molto bene. Io sono arrivata ad agosto, quindi questa è la mia prima stagione qua a Modena, e devo dire che non potevo scegliere un posto e una società migliori per rientrare dopo il mio infortunio. Ecco, a proposito di infortunio, tu hai avuto un infortunio un anno e mezzo fa circa alla caviglia, che ti ha tenuta lontana. È stato faticoso il rientro, com'è stato? Il rientro è stato molto faticoso. Beh, indubbiamente l'infortunio è stato un infortunio grave e non sapevo se potevo tornare a giocare, quindi già il fatto comunque di essere qua oggi per me è una grandissima vittoria. Il rientro sapevo che sarebbe stato altrettanto difficile, ma con pazienza e sicuramente con il sostegno di tutte le persone che qua mi stanno veramente dando una gran mano, è stato un pochino più semplice. Ho letto che il tuo fidanzato ti ha dato un suggerimento giusto per la terapia da seguire. Sì, assolutamente, è tutto vero, confermo. E lui è stato fondamentale, perché in questo percorso per me è molto difficile, mi ha saputo consigliare le cose più giuste. In particolar modo, appunto, penso tu ti riferisca alla camera iperbarica, sì. E sicuramente è stata una cosa che mi ha aiutato moltissimo. Vedi, l'amore porta sempre bene. Assolutamente sì. Se non si fosse impegnata nella pallavolo. Allora, guarda, una ragazza talmente determinata, che è proprio il classico esempio di chi ama ciò che fa e fa ciò che ama, perché fin da piccola ha iniziato a giocare a pallavolo, anche perché la sorella già giocava, però non con i suoi stessi risultati. Lei ha avuto subito successo ed è andata avanti così, per cui è molto determinata, soprattutto è sempre stata indipendente, ha sempre fatto delle scelte che fossero diverse da tutti, per distinguersi senza avere un idolo o qualcuno da imitare. Senti, tu sei una bella stanga, passi il 1,80 m, quindi vicino a te tutti quanti sono, come dire, bassini. Però va detto che in questo caso, abbiamo visto prima, lei è alta 1,60 m, eh sì. In teoria nella pallavolo, io conosco Consuelo Mangifesta, che ci sono altro che 1,80 m, esatto, come me, molto di più, che è un gigante. È vero. E all'inizio le hanno dato comunque fiducia, nonostante... Guarda, all'inizio, inizio tutti le dicevano che non avrebbe potuto giocare, proprio perché era troppo bassa. Invece lei dice, era proprio segnato dal destino che nel 98
inventarono un ruolo da libero che era adattissimo alla sua altezza, per cui lei dice: era destino che io giocassi. E grazie a questo ruolo addirittura è stata considerata la migliore giocatrice di libero ai Giochi Olimpici di Atene, per cui un riconoscimento internazionale. Chissà quante ne ha da raccontare di episodi pure strani, immagino. Allora, degli episodi molto divertenti, tra i quali uno proprio ai suoi inizi, quando giocava con la nazionale juniores, che è andata in Giappone, era in macchina, in taxi, seduta dietro con altri due compagni ai suoi lati, lei era in mezzo, le due compagne sono scese, hanno chiuso le portiere, lei si è vista la portiera a sbattere in faccia, e praticamente l'autista, che non c'entrava nulla, è sceso, si è inginocchiato chiedendole scusa 100 volte, l'ha inseguita fino in albergo per chiederle scusa come se fosse lui responsabile. Lei è rimasta sconvolta da questa educazione alla quale non era abituata. Invece in Francia? In Francia, allora, ha avuto un successo incredibile perché è andata a giocare nella squadra ai massimi livelli, è riuscita a vincere sia lo scudetto che arrivare seconda in Coppa dei Campioni, però ha sofferto tantissimo la lontananza, non tanto dalla famiglia perché viveva già da sola, ma dal suo paese, dall'Italia. È stato veramente pesante per lei stare all'estero. Torniamo in quel di Modena, dai! Hai parlato del tuo fidanzato, dimmi come si chiama, quando vi siete conosciuti, noi siamo curiosi. Allora, si chiama Francesco, ci siamo conosciuti per caso, è un osteopata e appunto per questo mi ha anche aiutato con la riabilitazione. Colpo di fulmine? Nel senso che ci siamo conosciuti un pochino, ci siamo piaciuti subito, però poi io da una parte, lui dall'altra, era un po', diciamo, una situazione precaria in quel momento, poi io ho appena rinunciato alle Olimpiadi per via della caviglia, quindi diciamo che non era un bel periodo per me, però è passato qui poco prima di prima che diventasse amore, questo sì. Solitamente nello sport ci sono dei riti scaramantici prima di un incontro, di una partita. Voi usate qualcosa in particolare come squadra o tu singolarmente? Ma come squadra no, perché comunque è una cosa molto soggettiva. Cioè, avevo letto di un chewing gum, sì, qualcosa. Io personalmente ho la mia, che è appunto il chewing gum, che è nata un pochino come antistress, magari dopo prima delle partite un pochino più complicate, e adesso è diventata proprio una vera e propria cabala, quindi io senza chewing gum non entro in campo. Sono tante le ragazzine che giocano a pallavolo, non solo calcio, anche pallavolo, che è un bellissimo sport. Che cos'ha di bello questo sport? Ma indubbiamente è uno sport di squadra, quindi comunque sia permette di relazionarsi, soprattutto per le ragazzine magari un po' più giovani. Poi è uno sport che si pratica con tutto il corpo, quindi sia la parte inferiore che la parte superiore. E poi è uno sport divertente, dà delle emozioni indescrivibili. Bene, allora senti, grazie per averci ospitati nella tua seconda casa, possiamo dire così. Assolutamente sì, grazie a voi. Allora, siamo prossimi ai 32 anni al compleanno, a cosa non rinuncerebbe mai? Al suo fidanzato di cui ci ha parlato, che si chiama Francesco, in futuro vorrebbe avere un figlio con lui, uno solo perché i nipotini sono delle pesti, per cui dice mi accontento di uno. Vabbè. E poi la musica italiana tutta, e l'hip hop quando deve caricarsi per giocare. Senti, a livello sportivo il desiderio più grande, più acceso? Sta andando benissimo con la sua squadra, dunque spera di vincere lo scudetto e poi le Olimpiadi. E il motto? Vivi alla giornata e fai sempre quello che ti senti di fare. Carpe diem. Bello, eh? Grazie Ferrari, alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti.